Con troppa facilità, in questo pazzo sistema umano, la gente si è abituata a ingurgitare pillole e stress. Quante volte a un come va ti sei sentito rispondere? Beh, cosa vuoi? È un periodo stressante, il lavoro mi pressa. Oppure sono sotto stress, i bambini hanno scuola, palestra, corsi di musica, è impegnativo seguirli. O ancora, sono stressata perché il tempo non basta mai, tra lavoro, famiglia e faccende da sbrigare. Ed è così che gli studi degli psicanalisti si riempiono. Gli esaurimenti nervosi fanno correre ai banchi delle farmacie, alla ricerca di una qualche pillola magica che vi consenta di andare avanti. Ma avanti dove? Dove stai andando? Cosa stai facendo? E principalmente, perché lo stai facendo? Se solo la gente si ponesse queste tre semplici domande, cadrebbe in crisi. Le risposte comporterebbero introspezione e occorrerebbe lucidità mentale per osservare cosa c'è dentro se stessi. Così la gran parte della gente preferisce non fermarsi a farsi domande, preferisce continuare a correre come un folle criceto nella ruota, pensando che chi si ferma è perduto. La verità è che chi non accetta di fermarsi è realmente perduto, perduto a se stesso. Chi corre la ruota non trova neanche il tempo di domandare a se stesso: sei felice? Basterebbe qualche minuto di pausa, di silenzio mentale. Ma questo minuto è finito sul fondo della lista delle priorità dell'uomo e della donna moderni. Il lavoro, i doveri familiari, i doveri verso i figli, la palestra, il parrucchiere, l'estetista, le vacanze, lo shopping, le chiacchiere al bar, la radio, il ristorante, la televisione. Cosa si fa per non stare da soli con se stessi? Spulciando questa lista non resta molto tempo per il sé, anzi non ne resta affatto. Credi di esserti preso cura di te stesso, facendo allenamento, mettendoti a dieta o facendo una mangiata o una bevuta in compagnia di altri. E così ti illudi di sconfiggere la solitudine. Ma poi c'è quel momento allo specchio, o ad occhi aperti nel buio, e lì si apre la voragine che ti terrorizza. Quello che non sai è che quella voragine sei tu, è il tuo vero sé, questo illustre sconosciuto. Quello che non sai è che se accetti di tuffarti in quel buio profondo, scoprirai che non ti conosci affatto, che non ti ascolti più da secoli, che ti sei sepolto sotto un'esistenza meccanica e che oramai agisci solo come un automa. Quello che non sai è che scoprirai che la gran parte di ciò che fai non ti rende affatto felice, ma tenta solo di colmare un vuoto profondo. Quello che non sai è che in quel vuoto puoi incontrare finalmente te stesso e che se ti decidi a compiere quel salto nel buio, potrai risvegliarti da questa falsa esistenza. Il salto richiede coraggio. Dovrai rimettere tutto in discussione, dovrai accettare di esserti incatenato da solo, comprenderai che tutte quelle che credevi conquiste non sono altro che zavorre alle tue ali. Il lavoro che non ti soddisfa e non ti lascia respiro, il mutuo per una casa che non hai il tempo né la serenità di godere,
gli impegni familiari che si affollano inutilmente, privandoti della semplice gioia del semplice stare insieme. Comprenderai che prenderti cura di te stesso non significa palestra, spa, parrucchiere o shopping, ma silenzio e ascolto di te stesso in meditazione. Capirai che anche le tue vacanze non sono altro che una vile fuga da una realtà quotidiana che ti schiaccia, come un animale da soma abbrutito dalla schiavitù. Tutto ciò ti porterà a immensi mutamenti, a radicale trasformazione. Fa paura, ma è l'unica possibilità di salvezza che hai. La tua lista di priorità ti cadrà dalle mani, la maschera cascherà dalla faccia, lasciandoti nudo e vero. È questo ciò che ti aspetta da un salto nel buio della tua coscienza. Diverrai vero. E quando la tua esistenza inizierà a cambiare, le tue priorità saranno di una semplicità infantile. La bellezza e la leggerezza di un rapporto umano, sincero e non più strumentale a ciò che ti serve. Il godere di un raggio di sole o della pioggia, scoprire la bellezza di un cielo che da tempo non vedevi più sopra la tua testa, troppo confusa dai pensieri martellanti. Lo scoprire l'immensa armonia del silenzio in natura, la pace del non desiderare ciò che non è raggiungibile adesso, la pace dell'apprezzare ciò che sei adesso, la comprensione che il possesso materiale non regala gioia, che sei venuto al mondo nudo e nudo te ne andrai altrove. Allora ti stupirai, guardando quelli che si definiscono persone di successo. Proverai compassione, poiché avrai realizzato col tuo vero sé risvegliato che l'uomo di successo è solo colui che riesce a gioire della sua pura semplicità. Della pura semplicità di uno stato di non attaccamento materiale e di immenso amore e gratitudine del semplice essere vivo e in comunione con la natura. Così, quando incontri il tuo prossimo che si lamenta dello stress, prova semplicemente a guardarlo fisso negli occhi, in profondità, e domanda con compassione e amore: se non sei felice di quel che fai, perché lo fai? Avrai lanciato così un seme di consapevolezza che potrebbe tramutarsi prima o dopo in un risveglio spirituale. A presto da Anammea.